sapere chi sei. E che ti importa? Sono una ragazza, no? Questo l'ambiente. È giusto così, poi andate a rubarli i clienti all'altre. E roba che se non c'è rubarsi i clienti a noi, mi sarebbe porta pure il termine solidario da fare. Questi alcuni personaggi. Permette? Bella bella. Tanto piacere, Nicoletta. E come loro ne incontreremo tanti altri. Giovani uomini e giovani donne dalla morale fragile e la parola facile. Fa un po' vedere i denti. Allo stesso tempo tristi e felici, generosi e crudeli. Strano, incomprensibile miscuglio di vigliaccheria e coraggio, di dolcezza e violenza, di bene e di male. Sono i cosiddetti ragazzi di vita, esseri che non hanno un passato da rimpiangere, esseri che non sognano un avvenire, che non hanno un avvenire. Ladro morto de fame, ma io te mando in galera, tu te ne approfitti perché sono donna. Quelle due disgraziate mi hanno lasciato Fiumicino e mi hanno fregato pure a me, hai capito? Tu! Di giorno vivono nell'oscurità, ma quando le prime ombre della sera scendono sulle strade della città, come topi affamati, escono dalle loro fogne invisibili e sciamano alla conquista del cibo, del loro cibo. Questa è una delle tante notti, forse un po' diversa dalle altre, più movimentata, più avventurosa, più crudele, più drammatica, più sentimentale, più comica. La polizia! Più tragica. Questa è la loro grande notte. Questa è la notte brava. Dammi un bacio. Uno solo. Sono proprio un'illusa. Ogni volta che me lo dicono ci credo. Quanto sono stupida. Thank you.